Le banche non hanno risposto alla richiesta di credito. I lavoratori di ACC si raccolgono in presidio in Piazza Duomo, nel porticato della prefettura. Grande attesa per l'incontro in regione dell'8 settembre, in cui si cercherà una strada per invogliare gli istituti di credito a concedere un prestito ponte garantito dallo Stato. Intanto i sindacati si sono confrontati nuovamente con la prefettura per un aggiornamento sulla situazione aziendale. La liquidità sta finendo, nonostante una ripresa a livello industriale, e solo Ifis Banca ha manifestato la propria disponibilità non a concedere, ma almeno a valutare una richiesta di finanziamento. Per il resto, nessuna risposta. L'amarezza è tanta perché vogliamo ricordare che le banche hanno soprattutto una responsabilità sociale, perché comunque tutti noi partecipiamo con i nostri conto correnti anche alla vita delle banche. Le banche, quando falliscono, vengono aiutate dallo Stato, e quindi le banche hanno sicuramente una responsabilità sociale, quindi dovranno assolutamente aiutarci, perché comunque è un aiuto, ripeto, garantito dallo Stato, quindi la banca non ci rimette assolutamente nulla. Noi abbiamo fino adesso mantenuto tutti i termini descritti nel piano industriale presentato da Castro al Mise. Stiamo anzi migliorando i numeri. Ultimamente sono stati assunti 20 persone, ricordiamo che è stato firmato un premio di risultato, e questo perché, lo ribadisco, il piano industriale che era stato presentato non solo è stato rispettato, ma è anche stato migliorato nei suoi valori fondamentali. Ci sono tutti i presupposti per cui questa comunità non solo venga difesa, ma possa avere, come dire, una prospettiva di crescita. Ricordo che non solo stiamo parlando di 300 famiglie, ma stiamo parlando di un indotto, stiamo parlando comunque di un polo industriale, di una fiera industriale che è fondamentale addirittura non solo per l'Italia ma per l'Europa, perché la componentistica, cioè i compressori, vengono fatti soltanto a Mel. Venendo a mancare questo stabilimento va a rischio un'intera filiera produttiva in Italia e in Europa.